dei tanti anni delle guerre che segnano quel territorio, che segnano la guerra israelo-palestinese, in collaborazione con l'ARCI decidemmo di avere dei campi estivi. Erano ragazzi e ragazze che si mettevano a disposizione per passare del tempo con dei bambini, degli altri ragazzi, nell'idea fondamentale che era quella che la pace non è qualcosa che ti viene regalato da qualcun altro, la pace è fatta dei tanti gesti che quotidianamente si possono decidere di fare, del mettersi a disposizione, dell'avere il coraggio di provarci. Io penso che quei ragazzi e quelle ragazze che hanno attraversato i campi estivi a Gerusalemme, ma i tanti ragazzi che attraversano i campi estivi nelle campagne nella lotta contro la 'ndrangheta, sono tutte persone che dicono del senso civile, dell'appartenenza, della relazione insieme agli altri, dell'esserci e del fare, e ne abbiamo uno straordinario bisogno. E per questo credo che sia giusto non solo ringraziare il secondo municipio, l'amministrazione romana, per aver portato a termine questa idea di avere un luogo nella città dedicato ad Angelo, ma siano importanti tutte le altre occasioni in cui il nome di Angelo Frammartino si associa a un'iniziativa di pace, dalla Casa della Pace a Monte Rotondo, alle tante altre che devono continuare ad esserci. Io non credo, quando conosco questi ragazzi che partecipano ai campi, difficilmente hanno l'idea di essere degli eroi, hanno invece sempre l'idea di essere delle persone impegnate, del pensare che hanno anche loro un posto nel mondo, che lo vogliono quel posto nel mondo perché vogliono fare delle cose. E quindi è sempre difficile come si tramanda la memoria di queste esperienze, perché non bisogna neanche tradirne la fondamentale volontà di partecipazione, di essere con gli altri, non di essere solitari ed individuali. E allora credo che mentre ringraziamo l'amministrazione per l'inaugurazione di oggi e per questa memoria che rimarrà peraltro in un luogo assolutamente adatto per parlare di pace, per avere una relazione con la pace, io credo che noi dobbiamo soprattutto abbracciare e ringraziare la famiglia, che ha reagito di fronte, credo, a una delle cose più dolorose che possano succedere, anche per la totale imprevedibilità, perché era una scommessa di futuro partecipare a un campo estivo, era un'idea di cose da fare, di testimonianza possibile, non certo l'incombere di una tragedia. Credo che dobbiamo ringraziare invece la tenacia con cui non si sono chiusi nel loro dolore, ma hanno pensato che bisognava rendere partecipi e continuare quella che in qualche senso è onestamente una missione, quella di continuare a essere cittadini e di continuare a essere umani. C'è uno straordinario bisogno in questi giorni di dire che dobbiamo continuare ad essere umani, perché se no i conflitti travolgeranno assolutamente tutti, come hanno travolto Angelo in quella sua esperienza. E quindi credo che insieme l'impegno dei tanti che hanno in questi anni accompagnato la famiglia e la sua determinazione, l'impegno debba essere quello di continuare a farlo e di continuare ad immaginare come si può contribuire a costruire la pace, a dare un orizzonte, una speranza ai tanti ragazzi che vogliono impegnarsi. Grazie.